Cucendo borse, ricucire speranze. Ultimato oggi un percorso all'insegna di tradizione, innovazione e inclusione sociale che nasce dalla sinergia tra due territori, Ausonia e Isernia. Nel comune in provincia di Frosinone sorge il laboratorio della sartoria sociale Sottosopra, dove sono stati realizzati modelli di borse con inserto in tombolo. Come ben noto, lavorazione tipica delle merlettaie di Isernia. Stamane nel foyer dell'Auditorium Unità d'Italia la presentazione dei modelli. Fondamentale la sinergia attuata dai diversi protagonisti per la riuscita del progetto. Lidia Tedeschi, presidente dell'associazione Tombolo Isernia, ha donato merletti lavorati al tombolo dalle sue merlettaie per la nascente collezione. Romolo Dorazio, CEO di Moda Impresa, ha messo a disposizione della sartoria un gran quantitativo di tessuti di risulta delle lavorazioni aziendali necessari per confezionare i primi prototipi. La sartoria sociale nasce su un territorio di Ausonia, parliamo della frazione di Selvacava, che era una frazione appunto di degrado sociale, che invece adesso grazie alla cooperativa Spazio Incontro con questo progetto sta avendo appunto una rinascita, un livello. Infatti noi sosteniamo appieno la cooperativa e allo stesso tempo ringraziamo l'assessore alla cultura di Isernia e l'associazione del Tombolo di Isernia proprio per aver fatto questo invito e uniti, insomma la tradizione e le culture vanno avanti. A fare da catalizzatore del progetto il comune di Isernia con l'assessore Eugenio Chianischi. Arriva a conclusione un percorso che è iniziato qualche mese fa, in tempi molto rapidi, ha preso vita sotto forma di alcune borse che presenteremo oggi alla cittadinanza grazie a una sinergia tra il comune di Isernia e il comune di Ausonia, ma anche e soprattutto grazie alla collaborazione con la sartoria sociale Sottosopra di Ausonia, l'associazione Tombolo Isernino di Isernia e Moda Impresa. Tutti e tre hanno contribuito a che si potesse realizzare questo bellissimo progetto che ha sì una valenza sociale fondamentale, ma anche una valenza culturale importante. Infatti uno dei tre modelli prenderà proprio il nome della nostra città, la borsa si chiama Isernia e esalta in maniera stupefacente il merletto a tombolo isernino.